alla fine di questa importante conferenza stampa. Ricordiamolo, il ristorante Angelino ai Fori, a due passi dal Colosseo nel cuore di Roma, un luogo storico, no? L'identità della cucina romanesca, come è stato sottolineato, bellissima iniziativa. Una conferenza stampa che ha attribuito a parecchi ristoranti della capitale questo titolo, che aiuterà anche un po', diciamo, il turismo, si spera, enogastronomico. Sicuramente, guardi, la scelta di questo luogo secondo me è stata una scelta felicissima, proprio perché rappresenta nel migliore dei modi la tradizione romana, perché a due passi dal Colosseo un ristorante che ha fatto della cucina romanesca il senso della sua esistenza. Romanesco non è romano. Giustamente detto, perché secondo me va sottolineato. Ora, la cosa fortemente positiva di questa iniziativa è che oltre 30 ristoratori si sono messi insieme per proporre una storia, che è la storia della cucina romana proposta non solo ai turisti ma anche ai cittadini romani, identificando quelle che sono le caratteristiche dell'autenticità, della tradizione, della ricchezza. Secondo me è una bellissima iniziativa. Iniziativa molto intelligente, abbiamo intervistato anche i vari assessori. Ricordiamo che TripAdvisor, un po' croce delizia dei ristoranti e degli alberghi, ha pubblicato la classifica importante Traveler's Choice Awards 2022 e Roma è prima. Ma io credo che sia molto vero, guardate, malgrado ci siano mille considerazioni che spesso facciamo anche noi, Roma è una città dove si mangia normalmente straordinariamente bene. Si va una volta nella vita. Almeno una volta nella vita a Roma, noi speriamo di far rimanere. Più che una volta nella vita. Ed è una città in cui speriamo che a breve riprendano quei flussi turistici che hanno reso questa e consentono di rendere questa città viva, vivace, vitale, come è necessario. Grazie a chi è stato con noi, il professor Pierandrea Chevalin. Grazie a lei, grazie.